Salve a tutti, è un piacere e un onore essere qui in questo auditorium, l'Auditorium Sant'Angelo di Bastia Umbra, in occasione della Giornata Mondiale del Jazz. Il 30 aprile, infatti, l'UNESCO ha dichiarato l'International Jazz Day. Volevo innanzitutto ringraziare il sindaco, Paola Lungarotti, che ha permesso questo concerto in streaming, nonostante il difficile periodo. Oggi seguiremo un programma che partirà da Duke Ellington, uno dei maggiori compositori del Novecento, e passando per il pianista, compositore e tastierista americano Chick Corea, che è recentemente scomparso e che ha lasciato un enorme segno della musica jazz e jazz fusion degli anni 70 e 80. E proseguiremo con un tributo alla musica brasiliana, alla bossa nova di Antônio Carlos Jobim, passando per anche compositori italiani, di cui non faccio il nome, che sicuramente riconoscerete. A questo punto iniziamo subito con due brani di Duke Ellington. Il primo brano si intitola What Am I Here For? E il secondo brano è una ballad intitolata Daydream. Spero vi piaccia e buon ascolto, grazie a tutti. Thank you.
Thank you.
E adesso è il momento di un tributo tutto italiano, un autore che sicuramente riconoscerete, non ci sarà bisogno di nessuna presentazione. Thank you.
Il brano che abbiamo suonato precedentemente era ovviamente di Lucio Battisti, Mi ritorna in mente. E invece quest'ultimo era un tributo al grande compositore, pianista e tastierista Cicco Riá, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa e ha influenzato tantissimi, praticamente tutta la generazione dei jazzisti, e ha vinto addirittura 25 Grammy Award e è stato veramente uno dei nostri idoli, di mio e di Manuel, ci ha influenzato particolarmente. E adesso proseguiamo con un altro compositore italiano, che è Ennio Morricone. Capirete il brano, ovviamente è un famosissimo brano, una famosissima colonna sonora. Grazie, buon ascolto. Thank you.
E ovviamente questo era Playing Love, colonna sonora tratta dal film La leggenda del pianista sull'oceano. E ci accingiamo a finire con un brano di Antonio Carlos Jobim, intitolato Wave. Grazie a tutti per esservi collegati, spero vi siete divertiti. Al pianoforte Manuel Magrini, al sassofono tenore Lorenzo Bisogno. Grazie, speriamo di vederci presto dal vivo. Thank you.
Thank you.